Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Questo tempo noi stiamo parlando sulla speranza, ma oggi vorrei riflettere con voi sui nemici della speranza. Perché la speranza ha i suoi nemici. Perché come ogni bene in questo mondo, ha i suoi nemici. E mi è venuto in mente l'antico mito del vaso di Pandora. L'apertura del vaso scatena tante sciagure per la storia del mondo. Pochi però ricordano l'ultima parte della storia, che apre uno spiraglio di luce. Dopo che tutti i mali sono usciti dalla bocca del vaso, un minuscolo dono sembra prendersi la rivincita davanti a tutto quel male che dilaga. Pandora, la donna che aveva in custodia il vaso, lo scorge per ultimo. I greci la chiamano Elpis, che vuol dire speranza. Questo mito ci racconta perché sia così importante per l'umanità la speranza. Non è vero che finché c'è vita c'è speranza, come si usa dire. Semmai è il contrario. È la speranza che tiene in piedi la vita, che la protegge, la custodisce e la fa crescere. Se gli uomini non avessero coltivato la speranza, se non si fossero sorretti a questa virtù, non sarebbero mai usciti dalle caverne e non avrebbero lasciato traccia nella storia del mondo. È quanto di più divino possa esistere nel cuore dell'uomo. Un poeta francese, Charles Péguy, ci ha lasciato pagine stupende sulla speranza. Egli dice poeticamente che Dio non si stupisce tanto per la fede degli esseri umani e nemmeno per la loro carità, ma ciò che lo riempie di meraviglia e commozione è la speranza della gente. Che quei poveri figli, scrive, vedano come vanno le cose e che credano che andrà meglio domattina. L'immagine del poeta richiama i volti di tanta gente che è transitata per questo mondo, contadini, poveri operai, migranti, in cerca di un futuro migliore, che ha lottato tenacemente, nonostante l'amarezza di un oggi difficile, colmo di tante prove, animata però dalla fiducia che i figli avrebbero avuto una vita più giusta e più serena. Lottavano per i figli, lottavano in speranza. La speranza è la spinta nel cuore di chi parte lasciando la casa, la terra, a volte familiari e parenti, penso ai migranti, per cercare una vita migliore, più degna per sé e per i propri cari. Ed è anche la spinta nel cuore di chi accoglie, il desiderio di incontrarsi, di conoscersi, di dialogare. La speranza è la spinta a condividere il viaggio, perché il viaggio si fa a due. Quelli che vengono nella nostra terra e noi che andiamo verso il loro cuore per capirli e capire la loro cultura, la loro lingua. È un viaggio a due, ma senza speranza quel viaggio non si può fare. La speranza è la spinta a condividere il viaggio della vita, come ci ricorda la campagna della Caritas che oggi inauguriamo.
Fratelli, ecco, alla Caritas. Signor Presidente, fratelli, non abbiamo paura di condividere il viaggio, non abbiamo paura. Non abbiamo paura di condividere la speranza. La speranza non è virtù per gente con lo stomaco pieno. Ecco perché da sempre i poveri sono i primi portatori della speranza. E in questo senso possiamo dire che i poveri, anche i mendicanti, sono i protagonisti della storia. Per entrare nel mondo Dio ha avuto bisogno di loro, di Giuseppe e di Maria, dei pastori di Betlemme. Nella notte del primo Natale c'era un mondo che dormiva, adagiato in tante certezze acquisite. Ma gli umili preparavano nel nascondimento la rivoluzione della bontà. Erano poveri di tutto. Qualcuno galleggiava poco sopra la soglia della sopravvivenza, ma erano ricchi del bene più prezioso che esiste al mondo, cioè la voglia di cambiamento. A volte aver avuto tutto dalla vita è una sfortuna, Pensate a un giovane a cui non è stata insegnata la virtù dell'attesa e della pazienza, che non ha dovuto sudare per nulla, che ha bruciato le tappe e a 20 anni sa già come va il mondo. È stato destinato alla peggior condanna, quella di non desiderare più nulla. E questa è la peggior condanna: chiudere la porta ai desideri, ai sogni. Sembra un giovane invece è già calato l'autunno nel suo cuore. Sono i giovani d'autunno. Avere un'anima vuota è il peggio ostacolo alla speranza. È un rischio da cui nessuno può dirsi escluso, perché di essere tentati con la speranza può capitare anche quando si percorre il cammino della vita cristiana. I monaci dell'antichità avevano denunciato uno dei peggiori nemici del fervore. Dicevano così: quel demone del mezzogiorno che va a sfiancare una vita di impegno proprio mentre arde in alto il sole. Questa tentazione ci sorprende quando meno ce lo aspettiamo. Le giornate diventano monotone e noiose, più nessun valore sembra meritevole di fatica. Questo atteggiamento si chiama lascivia, che erode la vita dall'interno fino a lasciarla come un involucro vuoto. Quando questo capita, il cristiano sa che quella condizione deve essere combattuta, mai accettata supinamente. Dio ci ha creati per la gioia e per la felicità e non per crogiolarci in pensieri malinconici. Ecco perché è importante custodire il proprio cuore, opponendoci alle tentazioni di infelicità che sicuramente non provengono di Dio. E laddove le nostre forze appariscono fiacche e la battaglia contro l'angoscia particolarmente dura, possiamo sempre ricorrere al nome di Gesù. Possiamo ripetere quella preghiera semplice di cui troviamo traccia anche nei Vangeli e che è diventata il cardine di tante tradizioni spirituali cristiane. Signore Gesù, Cristo, Figlio di Dio vivo, abbi pietà di me peccatore. Bella preghiera. Signore Gesù, Cristo, Figlio di Dio vivo, abbi pietà di me peccatore. Questa è una preghiera di speranza.
perché mi rivolgo a colui che può spalancare le porte e risolvere il problema e darmi e farmi guardare l'orizzonte della speranza. Ma fratelli e sorelle, non siamo soli a combattere contro la disperazione. Se Gesù ha vinto il mondo, è capace di vincere in noi tutto ciò che si oppone al bene. Se Dio è con noi, nessuno ci ruberà quella virtù di cui abbiamo assolutamente bisogno per vivere. Nessuno ci ruberà la speranza. Andiamo avanti. Sono lieto di accogliere i rappresentanti della Caritas qui venuti per dare inizio ufficiale alla campagna Condividiamo il viaggio. Bel nome della vostra campagna, condividere il viaggio, che ho voluto far coincidere con questa udienza. Do il benvenuto ai migranti richiedenti di asilo e rifugiati che assieme agli operatori della Caritas italiana e di altre organizzazioni cattoliche sono segno di una Chiesa che cerca di essere aperta, inclusiva, accogliente. Grazie a tutti voi per il vostro instancabile servizio. Voi avete fatto già l'applauso, ma loro meritano tutti davvero un grande applauso di tutti. Con il vostro impegno quotidiano, voi ci ricordate che Cristo stesso ci chiede di accogliere i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati con le braccia, come? Con le braccia ben aperte, accogliere. Proprio così, come era? Con le braccia ben aperte. Così, pronte, quando le braccia sono aperte, sono pronte a un abbraccio sincero. A un abbraccio affettuoso, un abbraccio avvolgente, un po' come questo colonnato in piazza, che rappresenta la Chiesa Madre che abbraccia tutti nella condivisione del viaggio comune. Do il benvenuto anche ai rappresentanti di tante organizzazioni della società civile impegnate nell'assistenza a migranti e rifugiati, che assieme alla Caritas hanno dato il loro sostegno alla raccolta di firme per una nuova legge migratoria più attinente al contesto attuale. Siate tutti voi benvenuti.